amici della Trebbiatura di Campodoro, e naturalmente questi sono gli alfieri, quindi adesso a mano cominceremo a conoscere così i vari personaggi che ci hanno portate, per cui andiamo avanti e vediamo subito chi sta per arrivare. Nel frattempo saluto il sindaco di Arre e il vice sindaco di Pernumia che sono arrivati tra di noi. Queste sono le fioraie, sinonimo di primavera, di bella stagione, se vi fermate così riusciamo anche a descrivere. Il loro arrivo era sempre una festa, la vendita dei loro fiori per pochi spiccioli era accompagnata anche da un dolce sorriso di gratitudine. Grazie per la vostra presenza. E adesso il personaggio che vediamo dietro è quello che porta qualcosa di dolce, sono le caramellaie, richiamo di quella cassettina, no? Piena di dolcezze colorate, faceva impazzire i bimbi. Era un piacevole incontro e una tenera amicizia. Grazie. Il personaggio che sta per sopraggiungere è il falcino. Nella difficile economia della civiltà rurale, ricordiamo l'uso degli attrezzi realizzati artigianalmente, utilizzando materiali naturali, e rappresentava una grande fonte di risparmio perché andava direttamente nelle case. Un altro personaggio tipico che girava nelle campagne, in quel tempo girava proprio con la bicicletta, era il dottore, il medico, il senso della missione, girava le case povere di campagna ricevendo molto spesso come compenso solo doni della natura come salami, uova, vino e frutta. Sta arrivando un personaggio che porta molto poesia, la canorara. Naturalmente la canorara nei primi anni poteva essere anche un uomo, ma più spesso una donna, non vecchia ma non più giovane, che poi che con l'enorme cestone di posateria di legno sulle spalle sembrava rendere visibile una befana coi suoi doni. Dalle lontane contrade di montagna scendeva nella pianura e all'inizio il suo cestone era colmo e attorno pendevano arnesi, se ci fermiamo, arnesi naturalmente per la vinificazione, se fai anche un giro intorno così possono vederli, spine, mattarelli, mestoli e non so cos'altro c'è lì dentro. Quando si avvicinava un cliente deponeva il cestone e il gesto lasciava indovinare una fatica enorme, accumulata in tanta strada fatta, eppure la sua voce dal tono dialettale, così sonante e trasparente in bocca al friulano, perché venivano giù dalle montagne, rispecchiava il bianco del legno delle sue canole casalinghe, tirava fuori l'oggetto richiesto con movimenti sicuri, indovinava l'oggetto dal tatto, fatto sicuro da una secolare abitudine. Infatti, molte volte la donna era seguita dalla figlia, che apprendeva il mestiere e imparava il duro cammino lungo le strade bianche della bassa polverosa, come prima lei avevano fatto sua madre, sua nonna e sua bisnonna. Poi, con lo sviluppo delle materie plastiche, questa cosa è andata un po' in disuso. E giusto applauso. E adesso vediamo arrivare la ricamatrici. Allora, non abbiamo il gobbo qui davanti, quindi dobbiamo fare con carta stampata. Allora, ecco, le ricamatrici era un'arte doverosamente tramandata alle figlie e nipoti per comprare intramontabili opere d'arte. Il ricamo era il grande protagonista della dote di ogni ragazza prossima alle nozze. Se potete far vedere la mercanzia, così possono vedere il lavoro che è stato fatto di cesello. Grazie. Un altro gruppo, eccolo qua, che sta per sopraggiungere, col tabarro, mi sembra di vedere che portino un tabarro tipico, il filò. Così definito l'incontro serale di varie persone in stalla, perché era caldo, fino a dopo il tramonto.
lavoro di grande fatica e sacrificio, è la panettiera. Un'altra figura tipica che girava nelle nostre campagne, vedete con la campanella perché si faceva sentire, era la lattaia che si spostava di contrada in contrada per raccogliere il latte degli allevatori, facendosi anche preannunciare dal suono squillante. Vedete gli attrezzi tipici che c'erano. Avevano delle gambe robuste, perché poi quando caricavano il latte in quei secchi era abbastanza difficile, soprattutto superare le grandi buche che si trovavano. Grazie. Ecco, questo è un altro tipo, la lattivendola. Naturalmente l'alba pigra vedeva l'avvicinarsi della venditrice di latte. Allora prima abbiamo visto quella che la raccoglieva e invece quella che la vendeva di casa in casa, e scambiava un buongiorno con le massaie e continuava la sua fatica quotidiana. Quindi c'erano le misure, no? Come potete vedere lì all'interno del carretto c'erano le misure, il mezzo litro, il litro e quant'altro. Grazie. Ecco che stanno per arrivare i pescatori, no? Allora, la cattura di pesci e rane. Vi siete posposti di nuovo. La lavandara. Non hanno rispettato il... Allora, la lavandaia, eccola qua, praticamente col mastellone che facevano la cosiddetta liscia. Questo era il loro impegno. Si è fatto vedere i prodotti che con fatica, i mutandoni della nonna e quant'altro. Vedete che lindi che venivano fuori. Tutto a mano, non c'erano nessun sistema elettrico a quel tempo, tutto a mano si faceva, la giornata del bucato. Grazie. Ecco che vediamo i pescatori naturalmente impegnati nella cattura di pesci e rane, che hanno avuto un'importanza per il consumo domestico, anche perché potevano praticare e in molti casi si procuravano un modesto guadagno. Naturalmente vi ricordate il grido, il segnale o pesse che così girava all'interno delle campagne. E credo che abbiamo così concluso i vari personaggi che ci sono stati portati. Ecco, quindi adesso entriamo in tutt'altro aspetto. Sta arrivando, vedo che si sta preparando ad arrivare Cesare, così si chiama questo bellissimo esemplare di musso. Come potete vedere è stato tirato al meglio, naturalmente. Cesare cosa sta trascinando? Sta trascinando la bara che era usata per il trasporto di cereali sfusi, fieno e paglia. Vedete che ha le orecchie dritte, perché naturalmente vuole, vedete che la muove perché sente che è chiamato. Cesare, puoi andare avanti, grazie. Un carro tipico, vedete, un carrettone tipico, con le grandi ruote di legno. Sento un rumore lì che sta per arrivare, adesso lo scopriremo quando sarà qui davanti. Deve essere una carioca. Allora, di altri personaggi, così finché arrivano, mi ricordo quando ero piccolo che arrivava l'arrotino, il moneta, no? Che naturalmente gridava, e mi ricordo il passaggio, donne, non che se nessuno al mondo che gussa come me. Vi ricordate nelle campagne così? Ecco che sta per arrivare
per arrivare finalmente il trattore. Ecco, una carioca con pozze. Le carioche sono nate negli anni 70, no? È di Salvano Lazzarina, che è stata data in internato. Questa qua veniva usata nei vigneti per espulsare il ramato. Adesso già stiamo passando dalla carioca a uno strumento nuovissimo, il trattore atomizzatore della ditta Meneghesso. Questo qui è un trattore New Holland con caffini atomizzatore, un modello particolare della società agricola Sant'Orsola. Se si ferma un attimo riusciamo a descriverlo, perché altrimenti Mattia Denis Meneghesso sono trattamenti antiparassitari sui vigneti, permettendo, pensate, questo strumento di trattare tre filari contemporaneamente utilizzando bassissime quantità d'acqua, riducendo i tempi di lavoro e quantità di prodotti utilizzati, rispettando al meglio l'ambiente. Quindi siamo proprio a livello di tecnica sopraffina adesso all'interno delle nostre campagne. Sento arrivare sicuramente, cos'è, un'altra carioca dal rumore tipico, questo che sta per sopraggiungere. E naturalmente stanno vendemmiando anche sopra, quindi è una carioca che è completa di casse d'uva. Carioca dell'associazione Stradon dei Carioche di Bagnoli di Sopra, che ci presentano come si effettuava la vendemmia a mano. Eccoli qua, quei cestoni, come potete vedere, hanno riprodotto proprio una vigna, l'avete sradicata, l'avete raccolta e poi la rimettete, ok? E naturalmente con le vendemmiatrici al seguito. E ritorniamo a quello che vedevamo nelle campagne, se ti fermi riusciamo a descrivere, eh? Ok? Allora, una macchina d'uva, questa è una vendemmiatrice sempre di Meneghesso, è un modello particolare, anche questo, macchina che passa, no, questo qui è il, hanno cambiato di nuovo, hanno posposto, è un torcio questo qui, ragazzi, ma l'avete completamente stravolto, non avete voluto seguire l'ordine che vi è stato dato, siete un po' indisciplinati, ho capito. È quella dietro, lo vedevo, ma mi sembrava strano che ci fosse già il torchio davanti. Ok, allora se avete sbagliato adesso andate avanti, è il torchio comune con anche l'ulteriore macchina sgretolatrice lì che c'è dietro. Ok, grazie. Ecco che finalmente ritorniamo nella scaletta, nell'ordine. Questa qui è una macchina vendemmiatrice, vedete, è un modello nuovissimo, passa sopra i filari di vite grazie a un sistema di scottimento dedicato, riesce a staccare solo gli acini, pensate, solo gli acini dal grappolo, facendoli cadere in appositi raccoglitori, quali trasportano il prodotto opportunamente setacciato, pulito, nei due contenitori laterali che sono stati aperti. Una volta riempiti in discarica gli appositi rimorchi. E naturalmente grazie alla tecnologia innovativa di questa macchina si ha la possibilità di velocizzare la raccolta, permettendo così alle cantine la lavorazione di un prodotto più fresco. Ecco, lo vediamo se riesce a passare. Nel frattempo ringrazio la presenza all'interno di questa giornata il comandante della tenenza di Avano, il maggiore Marco Turrini, che è il comandante della locale stazione dei carabinieri di Conselve. Ecco, adesso vediamo, ecco, è riuscita a passare, sì, molto bene, si sta abbassando, vedete la tecnologia di queste macchine. Invece adesso torniamo un po' nell'antico, per quanto riguarda il trattore della ditta Buscagin, taglia e liga. Questo è un trattore modello
OM45 del 55, 45 cavalli, invece la Mietiliga è una Lombard ML5BR, entrata in produzione, pensate, se andate piano riusciamo a descriverla. Questa qui è del 1942, come potete vedere, e fu in assoluto la mitilegatrice più diffusa in Italia negli anni 50. Raggiunse i 2000 esemplari prodotti all'anno e fu proprio una vera rivoluzione, perché in grado di operare con due soli uomini la mietitura di grandi superfici. Grazie. Allora vedo già il trattore con lo sgranatoio di Drago, proprietario Drago Luciano, che sopra un trattore Same 250, questo è del 1961. E sgranatoio invece di mais vecchio denominato Sansone, costruito su carro alleato nel primo dopoguerra a Treviso. Adesso sta arrivando lentamente un altro bestione, che è una Metitrebbia della ditta Bollettin, anche questa Metitrebbia New Holland, con motore, pensate, da 9000 centimetri cubici, e questo qui sviluppa 450 cavalli. È dotata di una cabina sospesa con visibilità a 360 gradi e con un grado di insonorizzazione che non supera i 70 dB. Infatti risulta essere la più silenziosa tra le cabine utilizzate nei mezzi agricoli. Questo permette proprio all'operatore di lavorare in un ambiente buono. La Mietitrebbia è dotata di un cassone di stoccaggio pari a 11.500 litri, quindi vuol dire che può immagazzinare 80 quintali di cereali. Quindi ci sono diversi sistemi di trebbiatura tipo biassiale con due lunghi rotori a flusso liquidate, il cui movimento permette di estrarre il cereale dalla pianta, pensate, in modo delicato, così da proteggere la qualità della granella dall'attacco di funghi e microtossine. Mezzo con capacità di raccolta pari a 8 file di mais e una potenzialità di trebbiatura pari a 35 ettari di mais al giorno. I proprietari sono l'azienda agricola Bollettin Flavio e Giuliani, che si trovano in via San Benedetto a Consegna. Attenzione, perché anche questa è molto alta, per cui dobbiamo andare lentamente, molto lentamente. Questi sono l'agricoltura moderna, quindi c'è un contrasto tra quello che abbiamo visto precedentemente e quello che adesso ci stanno portando. Prima abbiamo visto dei lavori antichi e naturalmente che nelle nostre campagne non ci sono più, perché abbiamo portato questi grossissimi mezzi moderni. Adesso sto sentendo un rumore tipico delle nostre campagne degli anni 60, 50, 60, il mitico Landini, sentite il mitico Landini, che adesso darà anche una spolverata, ecco, tanto per ricordare gli antichi modi delle nostre campagne. Questi qui erano i Landini che andavano, pensate, 24 ore al giorno, e di Vegro, il carro è di Sturaro, è un testa calda del 1956, di Vegro Berto di Conserve, il carro agricolo invece è del 1926, dei fratelli Sturaro di Terrassa Padovana. Se ci dà una spolverata così sentiamo bene il rumore, ecco. Un po'. Ok, grazie. E adesso andiamo invece verso il moderno. Guardate che bestione che sta per arrivare. Questo è un trattore più carro della ditta Polonio, è un Deut 330 del 2007, no? Con un rimorchio enorme, un dumper tedesco, primo di queste dimensioni arrivato in Italia nel 2013, portata 55 metri cubici. Non pensate quanta roba ci sta dentro a questo contenitore, eh? Guardate
enorme. Anche questo deve andare lentamente perché abbiamo dei cavi sospesi. Prima abbiamo visto le figure tipiche che gironzolavano nelle nostre campagne e adesso vediamo questi mezzi, praticamente sono mezzi altamente tecnologici. Pensate che tra gli ambulanti una volta c'era il caraghetta e l'ombrellaro, no? Che venivano a casa riparati. Ecco qua, stanno per arrivare adesso un trattore più un'impallatrice della ditta Bianco, che per l'occasione ci ha preparato proprio le balle di paglia come erano una volta, perché adesso non si costruiscono più così, vengono fatte in maniera molto grande, enorme. Quindi questo è un trattore Renault del 1963, traina una pressa raccoglitrice Galignani usata per la raccolta paglia, lasciata poi dalla Mietitrebbia dopo la mietitura, per la produzione di balle piccole, che ad oggi quadrangolari, che veniva usata anche per il fieno. È proprietario Giorgio Bianco, che fa questa attività di contoterzista. Ecco che arrivano un trattore che trasporta proprio il prodotto che è stato fatto dalla imballatrice, come potete vedere, pieno fresco. Adesso passiamo invece a vedere qualche vecchio strumento che veniva adoperato per l'aratura. Prima abbiamo sentito il suono del Landini del 50 e questo invece è del 1940, pensate, dell'azienda agricola dei fratelli Magagna di Cartura. Eccolo qua, guardate, e trascina un farsulo, quello che veniva adoperato durante il periodo dell'aratura. Guardate che bello questo, eh? Fai sentire il suono anche questo così. Era il rumore tipico della nostra campagna, quindi non spaventiamoci. E dietro abbiamo subito un altro trattore più aratro della ditta Bruscagì, questo qui è un Fiat 25 anno 1954, 25 cavalli. Pensate che sta trainando a traino, no? Quello che della stessa età del proprietario, mi hanno detto. Marco Bruscagì. Era solo per non far sapere l'età del conducente. Ok, grazie. Vai. E sempre nella serie trattore più aratro arriva il bestione, un altro bestione, trattore New Holland T8420, questo qui ha 420 cavalli con una capacità di sollevamento di 110 quintali posteriori e 60 quintali anteriori, complessivamente 130 quintali, e ha una lunghezza di 6 metri e mezzo. Naturalmente qui agganciato, se lo adesso lo vediamo, se va avanti lentamente possiamo vedere lo strumento, un aratro quadricomere, volta orecchio, fuori solco fermo, tetto aratro può arrivare a una profondità di 50 cm, con una lunghezza di 3 metri. Complessivi del quadricomero è di 44 quintali, pensate, pesa 44 quintali nello strumento lì. La coppiata trattore arato permette di lavorare circa 25 ettari di terreno al giorno. Proprietà dell'azienda agricola Flavio e Giuliano Poletini di San Benedetto a Consegno. Grazie. E queste macchine imponenti dobbiamo ricordare, spesso volentieri le troviamo in strade strette e rendono proprio difficoltoso anche il traffico, tanto che a volte ci spaventiamo. Però ricordiamoci che questi mezzi consentono di lavorare la terra per produrre quei prodotti che quotidianamente
in modo diretto o indiretto sono presenti nella nostra tavola. Ecco, questo concludiamo la sfilata e adesso ringraziamo tutti i proprietari che hanno portato questi mezzi nuovi e vecchi, che ci hanno rispolverato un po' la nostra memoria, e quindi adesso ci portiamo verso il punto per effettivamente dare inizio al taglio del nastro, per cui le autorità vanno avanti e si posizioneranno al lato dell'entrata principale del prato per il taglio. Naturalmente aspettiamo per dare inizio alla storia di questa antica fiera, 439 edizioni, come negli anni passati ci saranno i tre colpi.